Pubblicamente ti ringrazio anche a te per avermi dato questa possibilità, ti avevo lanciato l'idea e ti dico con molta sincerità, quindi contraccambio, insomma, mostrarti a me, e mi hai detto vabbè, lo scrivo, ma figurati se mi dicono di sì, lasciamo stare. Invece tu mi hai detto di sì subito, e poi da lì è partita questa maratona, che devo dire, grazie a tutti i relatori, perché mi hanno detto anche loro di sì. Quindi siamo un gruppo di matti che ci siamo incontrati e ci stiamo sfidando sul web. Ecco, ci sei già. Ciao cara, come stai? Buongiorno a tutti, bene, grazie. Grazie. Buongiorno. Senti, io, giusto perché siamo tutti sinceri, ti chiedo come si pronuncia il tuo nome. Infatti ho evitato di salutarla, giusto per è un po' il casino. Grazie per avermelo chiesto, perché ovviamente in tutti gli anni della mia vita ne ho viste di ogni. Potrei scriverci un libro, probabilmente con le varie pronunce del mio nome, nome e cognome, perché poi appunto. Sì. Allora, il mio nome è Nawel e il mio cognome è Faisal. Ah beh, era semplice, bastava leggerlo, non c'era bisogno di fare grandi interpretazioni. No, ma infatti è un po' quella W che non ci siamo troppo abituati, però una volta che si sente è facile. Beh, tu hai Avevo un forte deciso di accento dire straniero, oserei dire. sì, straniero tipico di Bergamo, no. sud, direi, un accento del sud. Sì, io sono di Bari, però appunto il mio nome è un nome libanese, perché sono appunto mezza libanese, quindi è un nome arabo. Ottimo. Quindi siamo praticamente in casa. Esatto, sì, infatti. Allora, con Nawal ci siamo in realtà conosciuti online, ma ormai credo fortemente che Feeling possa anche nascere online. Non è detto che ti devi vedere e incontrare, per cui è nata questa simpatia, perché ho invitato anche lei a venire il primo e 2 di ottobre. Adesso lì, dove sta? Eccola qua. Volevo già che si vedesse, vabbè, non fa niente, va bene così. E il primo 2 ottobre ci sarà il primo festival del crowdfunding al sud, dove ho invitato anche te, e quindi pubblicamente adesso puoi dirmi di sì, che ci sarai. Ci sarà anche Rinascita Digitale, e sarà una bella esperienza, una bella sfida che si vuole. Che ho intrapreso insieme a tutti voi. Allora, ritorniamo a noi. Non ti ha dato la risposta comunque. Come? Non si è presa l'impegno formale, mi è sembrato di capire. Non ha dato una risposta. No, posso dire di no. Cioè, quando ti chiamano nella tua città per tornare nella tua città è più forte di me. Per forza bisogna dire di sì. Ha vinto facile. Ha vinto facile. Ne approfitteremo per fare una bella reunion di Rinascita Digitale sul territorio barese. Beh, bella questa, mi piace Grazie. tantissimo, Stefano. Perfetto. Allora, chiacchierando con Davo ci siamo chieste, ma come possiamo raccontare, no? Non le fantastiche esperienze del crowdfunding, noi siamo state un po' più così. Partiamo invece dalle criticità, no? Spesso si parla del bello, dei successi, e invece noi siamo fortemente convinte che se si parlano delle criticità diamo dei punti di inizio alle persone che ci stanno ascoltando. Perché sbagliando si impara e si può quindi intraprendere un'esperienza guardando un po' quello che hanno fatto già gli altri e cercando di non cadere sugli stessi errori. Soprattutto in questo momento di emergenza crowdfunding, Nawal mi ha detto che praticamente c'è stato il boom, no? Lo sappiamo tutti, e soprattutto ci siamo avventati in queste su queste piattaforme, povere loro, perché hanno dovuto coordinare una serie di attività. Perché il crowdfunding sì, è bello, fantastico, si va su internet, tutti ci vedono, possiamo diventare subito visibile a migliaia di persone, ma è necessario un grande lavoro dietro, di preparazione. Io sostengo che una volta che tu vai sul web, online, hai finito di lavorare, nel senso degli risultati di quello che succede.
Quindi trasformare le criticità in opportunità dopo il coronavirus per le piattaforme di crowdfunding. Ma Nawal chi è e che cosa fa nella vita? Innanzitutto è una cosa fantastica che lei è stata in IPEC, ha fatto la presidentessa, quindi mi piace da morire perché anch'io ho fatto questa esperienza ed è vero che gli IPEC che girano, girano, girano e poi si incontrano, fantastico. E poi lei lavora a Stack, in Stack, perché ci è arrivato dopo un piccolo percorso lavorativo nel comune di Milano e gestisce i progetti della community di Stack, si occupa anche di project management e organizza anche dei corsi di formazione, percorsi di accompagnamento sia sul crowdfunding che su fundraising e segni affine. Beh, Nawal, io ho già preso molto del tuo tempo, ci sono 163 persone che ci stanno seguendo. Quindi partiamo, vi dico che c'è qualcuno che mi dice che ha grossi problemi con l'audio. Tu mi senti, Nawal? Io sì. Perfettamente. Vabbè, ok. Chi ci sta ascoltando e vuole farci delle domande, noi siamo contente, le leggiamo, cerchiamo di capire in che modo interagire, anche perché così scatta quella sinergia con tutti voi. Ok, Nawal, a te il palcoscenico. Io intanto mi prendo il mio caffè, anzi rinnovo una cosa, che questo l'ho chiamato con Stefano l'aperitivo della settimana del fundraising microfunding, perché alle ore 12 gli italiani fanno l'aperitivo. Ma magari da voi, cioè da noi, cioè ore 12 siamo ancora in piena attività, cioè... Ma dai, non fare il milanese imbruttito ore 12 è nell'apice della sua attività operativa, cioè sappilo, cioè sappilo che oltre il lavoro c'è anche la vita. No, 10 minuti di aperitivo ce lo possiamo concedere. Soprattutto in questo periodo è fondamentale fare aperitivi in casa, perché almeno ti danno quell'impressione, no, che non sei chiuso a lavorare, basta. Comunque, allora, sì, grazie mille, grazie per l'invito, grazie Rosa, grazie comunque Rinascita Digitale per l'opportunità, che appunto, come diceva anche un po' Rosa prima, in questo periodo ancora di più che si sente parlare di crowdfunding, per noi queste finestre di dialogo sono fondamentali per poter anche un po' aiutare il settore ad andare verso comunque una qualità sempre maggiore, un rafforzamento sempre più forte. Non lo dico io, ve ne sarete resi conto da soli, che negli ultimi anni comunque il crowdfunding ha avuto una crescita emergenziale, cioè una crescita esponenziale, data anche un po' dalle emergenze che si sono venute a creare. E io semplicemente, al di là di statistiche, dati e report, me ne sono resa conto semplicemente perché qualche anno fa, quando mi chiedevano cosa facevo, dicevo lavoro nel mondo del crowdfunding. Ora, quando me lo chiedono, non devo neanche più stare a spiegare che cos'è, no? Invece ai tempi magari dovevi dire sì, perché raccolta fondi digitale, ma non proprio. Quindi anche semplicemente è un sentore proprio istintivo che ci dice che comunque la gente sta iniziando ad approcciarsi a questo nuovo strumento. Più che gente, proprio la crowd, che poi è la vera protagonista, no, del crowdfunding, nel senso che noi siamo addetti ai lavori, siamo più che altro degli strumenti. In realtà poi i veri protagonisti di questo sono le persone che lanciano campagne, sono persone che sostengono queste campagne, quindi è anche bello che comunque loro stessi stiano iniziando a prendere consapevolezza. Come anticipato, condivido lo schermo magari, così... Sì, così vediamo, infatti stavo per dirtelo perché hai fatto una bellissima presentazione, quindi condividiamo con gli altri. Roberta Berardi ci ha già fatto una domanda, dove ci chiede che si stanno mettendo a lavorare su un'attività di crowdfunding per raccolta fondi per i rifugiati, penso, in difficoltà. E ci chiede dei consigli su come dovremmo muoverci. Roberta, tra poco risponderemo anche alla tua domanda, facciamo partire un attimo Nawal, magari riesci anche a trovare le risposte durante la tua presentazione. Esatto. Allora, sì, come diceva appunto Rosa prima, quello che abbiamo pensato di fare è stato proprio cercare di concentrarci su quelle che sono
delle criticità, che più che criticità appunto sono spunti di miglioramento. Perché? Perché come accade ogni volta che ci si espone al pubblico, accade con i personaggi famosi, ma accade appunto con i nuovi strumenti digitali e non, quando ci si espone emergono effetti positivi e anche effetti negativi. E quindi in questo periodo ancora più del solito sono emerse, diciamo così, delle criticità, che però ci piace, insomma, a me Rosa è piaciuta l'idea di poterle vedere come bicchiere mezzo pieno, nel senso che analizzare quelli che sono, diciamo, gli spunti negativi che ci stanno dando in questo periodo le campagne di raccolta fondi, che sono fortunatamente tantissime, per poter poi dare degli input sui miglioramenti. Chi? Sicuramente alle piattaforme, quindi sicuramente poi agli addetti ai lavori, ma anche alle persone che partecipano a delle campagne o che lanciano delle campagne, per una maggiore consapevolezza anche di quello che stanno facendo. Quindi appunto è per questo che mi piace anche parlare di quelle che sono le potenzialità del settore, al di là della raccolta fondi, perché appunto vedremo anche poi più tardi, il crowdfunding non è soltanto raccogliere dei fondi, ma anzi, se vogliamo, tutti gli altri vantaggi che porta una raccolta fondi sono molto più, diciamo così, a lungo termine, vanno quindi oltre al semplicemente reperimento di fondi. Come appunto ha già anticipato Rosa, son Noel, mi occupo appunto della gestione dei progetti in Started, che è una società specializzata proprio nel crowdfunding, diciamo così, raccolta fondi digitale, però sono stati appunto i fondatori di Started, sono stati tra i primi a fondare a portare il crowdfunding in Italia, quindi anche in un certo senso un po' precursori di quello che poi è stato il successo che è arrivato negli anni seguenti. Quindi, diciamo, questa nostra specializzazione ci permette anche di avere comunque un occhio abbastanza, diciamo, verticale su quello che è proprio la tematica di riferimento. Allora, infatti, ricordiamo, Nahuel, che in realtà la prima persona che ha portato il crowdfunding è un italiano ed è l'autore di Produzione del Basso. È nato circa 4 anni prima di Started, quindi diciamolo fortemente, insomma, siamo italiani e difendiamo le nostre originalità. Noi invece siamo arrivati in Italia perché appunto uno dei fondatori di Started, Claudio Bedino, è andato dopo un viaggio in America, dove appunto ha visitato l'ufficio di Kickstarter, che appunto è la piattaforma di crowdfunding per eccellenza, il punto di riferimento a livello internazionale, è tornato in Italia e ha detto: io voglio portarlo qui. E quindi è così che appunto ha iniziato un po' piano piano, perché comunque era una parola nuova, del tutto nuova, nessuno sapeva che cosa fosse il crowdfunding. Quindi sì, no, è un orgoglio italiano, son d'accordo, bisogna dirlo. E quindi dicevo appunto, io volevo partire innanzitutto dal titolo che ho deciso di dare a questo intervento. Volevo partire dal titolo appunto analizzando in particolare 3 parole chiavi di questo intervento, che sono criticità, opportunità e coronavirus. Partiamo dal primo, appunto, la prima parola che ho voluto analizzare con voi, appunto, coronavirus, ovviamente non dal punto di vista sanitario, perché non è di mia competenza, ma da un punto di vista, diciamo, del fenomeno legato alla raccolta fondi che il coronavirus ha portato, un po' questa, ormai sta diventando un po' la parola da non dire, no, il coronavirus, un po' poi l'impronunciabile, che però di fatto ha scatenato degli effetti che sono stati anche positivi per quanto riguarda questo settore. In primis, diciamo, degli effetti legati al coronavirus sono sicuramente l'aver creato un senso di emergenza. L'emergenza ha portato le persone a volersi attivare. L'attivazione, data appunto, diciamo così, il momento emergenziale, doveva necessariamente essere un'attivazione veloce. Uno strumento per poter attivarsi in una situazione di emergenza in maniera veloce è ovviamente il digitale. Il digitale che però deve portare con sé anche una certa facilità d'uso per poter anche diffondersi e arrivare a sempre più persone possibili. Ed è per questo che appunto il crowdfunding matchava perfettamente tutti questi elementi, e se vogliamo è questo anche uno dei motivi per cui il crowdfunding ha avuto, diciamo così, ha preso così piede in questa situazione. Analizzando più nello specifico,
Emergenza. Che cosa vuol dire che si è diffuso in un momento di emergenza il crowdfunding? Vuol dire che è riuscito ad intercettare quella che era un interesse comune, ok? Pensate per esempio all'indomani dell'appunto una delle dichiarazioni di Conte, quando appunto per esempio ha dichiarato la pandemia, c'è stato, io appunto poi lavorando in questo settore ho monitorato molto attentamente il fenomeno, il web ha iniziato a popolarsi di campagne di crowdfunding. Perché? Perché in primis tutti l'abbiamo sentita come una cosa nostra. Quando spesso si dice che appunto, diciamo, ciò che capita vicino ci riguarda di più e ci coinvolge di più, è vero. Nel senso che comunque il fatto che stavamo tutti vivendo in Italia una situazione più o meno simile, certe regioni piuttosto che altre, ha portato comunque una sorta di, diciamo, collaborazione, di coesione anche sociale nel sentirla proprio come una causa vicina. Cosa è successo? A me è successo, ma probabilmente, non so, sono deformazioni caratteriali, però io la prima cosa che ho sentito quando appunto ho preso consapevolezza del fatto di essere in una situazione di emergenza è stata la totale impotenza. L'impotenza data dal fatto che eravamo chiusi in casa, che ok, tramite il mio lavoro fortunatamente riesco anche a contribuire, no, in maniera attiva comunque a questo contesto, però è anche vero che fuori c'erano persone che stavano combattendo contro questa emergenza. Quindi cosa è successo? È successo che il crowdfunding è diventato uno strumento per poter sapere di star facendo qualcosa nel proprio piccolo. Ed è quindi questo il motivo anche per cui tante persone hanno deciso di avviare delle campagne e tante persone hanno deciso di parteciparvi. È come se appunto la percezione di star contribuendo e dando dei soldi o semplicemente condividendo un post di un amico che aveva lanciato una campagna, è come se avessimo avuto l'impressione di star facendo qualcosa. Scusami, Nagua, se ti disturba. Volevo mettere in evidenza che in questo momento Nawal sta parlando di sentimenti, di emozioni, ok? Poi lo riprendiamo dopo questo concetto, insieme a Nawal e anche insieme a voi, per introdurvi l'innovazione che c'è stata in questo periodo. Esatto, esattamente, sì, anche perché sicuramente come altri colleghi in questi giorni avranno modo anche di sottolineare, nella raccolta fondi è fondamentale colpire un po' la pancia, cioè prendere un po', no, il sentimento, l'emozione. Sicuramente, come diceva anche prima Rosa, il crowdfunding non si fa senza una pianificazione, senza una strategia, però è anche tanto vero che bisogna riuscire ad arrivare in maniera creativa, in maniera efficace, anche un po' alle emozioni delle persone, che poi sono quelle che li spingono, no, a partecipare. Una volta ho visto un TED molto interessante, che vi invito tra l'altro a guardare, di Amanda Palmer, si chiama L'arte del chiedere, e in questo TED praticamente lei racconta come non bisogni, diciamo così, chiedere la carità, chiedere un favore quando si chiede qualcosa, ma bisogna più che altro far sentire l'altro coinvolto e far sentire che gli stai dando un'opportunità di contribuire. Tante volte con i nostri progettisti mi ritrovo a ribadire il concetto che in alcune campagne aiutaci, dona, quindi che sottolineano molto, diciamo così, un tono molto caritatevole, non funziona. Piuttosto un facciamolo insieme, partecipa, appunto prendi parte, funziona molto di più. Perché? Perché fa sentire il donatore dall'altra parte non come appunto uno che deve fare un'azione, ma uno che vuole farla. Vuole farla perché? Perché c'è quell'interesse comune di cui parlavamo prima. Quindi io partecipo in maniera attiva per sentire di star contribuendo a una cosa che sento. E quindi non lo vivo come uno sforzo. Anche in questo caso sono tutte leve psicologiche che un bravo fundraiser deve riuscire a scatenare, non solo anche in contesti di emergenza, ma poi vedremo anche come poter, diciamo, prendere questi concetti e portarli anche a livello universale nel mondo della raccolta fondi. Il terzo punto molto importante era la velocità. Serviva uno strumento veloce e pronto, e in questo appunto le piattaforme di crowdfunding forniscono dei tool molto specifici e molto, diciamo così, pronti all'uso, sviluppati per poter in pochissimi minuti andare online con una campagna. L'altro elemento è l'elemento digitale.
Il digitale ci permette di arrivare in pochissimo tempo a tantissime persone, ci permette di profilare anche i destinatari. Tante volte io appunto invito i nostri progettisti a non usare sempre lo stesso linguaggio in ogni canale, ma anzi capire chi è il target di riferimento e cercare di, diciamo così, utilizzare un messaggio, un linguaggio diverso a seconda di chi ti sta ascoltando. Se ti stanno ascoltando delle comunità molto vicine di giovani, il linguaggio che devi utilizzare è completamente diverso rispetto magari a un'intera nazione con target di età molto alti. Quindi anche in questo il digitale ci permette comunque di poter distribuire, a differenza magari di un evento fisico dove io promuovo la mia campagna, dove bene o male il pubblico è tutto insieme, non posso interrompermi dicendo la stessa cosa in modi diversi. L'altra cosa... Ancora? E quindi a Roberta, no? Roberta Berardi che ci aveva chiesto, ma io che voglio fare questa l'associazione a fare questa raccolta fondi per i rifugiati, da dove posso cominciare? Sicuramente possiamo consigliarle di utilizzare un linguaggio diretto verso quelle persone che hanno manifestato o che potenziali donatori con un linguaggio comune, con quel target. Sì, sì, il primo suggerimento. Esatto, ancora prima di decidere cosa fare, devi chiederti chi hai dall'altra parte, è fondamentale, perché soltanto capendo chi sono le persone potenzialmente interessate a contribuire, capisci le azioni da fare e come interagire con queste persone, perché non tutti hanno gli stessi interessi e probabilmente la causa appunto che porti in essere con la tua campagna non gliene frega niente a un'altra persona, quindi devi cercare di capire chi sono le persone che ti possono ascoltare. Quindi sì, è fondamentale capire chi hai davanti, che appunto possono essere, come dicevo prima, differenti tipi di target. Io un'altra cosa che invito sempre a fare è quella di cercare di individuare un progetto che vada a rispondere ad un interesse comune. È fondamentale. Spesso capita che ci si innamora un po' dei propri progetti, no? A me anche capita, no? Che quando mi viene un'idea, un progetto, mi sembra l'idea più bella del mondo. Dobbiamo cercare di fare lo sforzo di esternare, no? Di metterci dall'altra parte e di dire sì, ok, ma perché io dovrei apprezzare questo progetto? Quindi bisogna fare molta attenzione a chi sono le persone. L'ultimo punto che mi piaceva appunto inserire in questa lista è la facilità d'uso. Perché? Perché il digitale ci aiuta sicuramente a velocizzare, ci aiuta sicuramente ad arrivare a tanti, ma è anche vero che è necessario creare delle, diciamo, esperienze utente veloci e facili. Sapete perfettamente, ve ne starete sicuramente rendendo conto, che siamo in un periodo in cui siamo bombardati ormai da anni di informazioni, perché è anche un po' il lato, diciamo così, del web. Quindi quanto più riuscite a creare un'esperienza utente fluida, quanto più riuscite a chiedere le informazioni essenziali e a darle anche al vostro utente per poter appunto invogliarlo alla donazione, tanto più la conversione tra utente e donatore sarà immediata. Quindi scusami. Quanto tempo ci vuole per programmare una buona campagna di crowdfunding? Questa è la domandona. So che... Sì, è la prima domanda che fanno, perché ovviamente uno vuole organizzare. Allora, innanzitutto dico che dipende tantissimo dal punto di partenza, nel senso che a che punto è il mio progetto. Perché se il mio progetto è ancora, diciamo, all'inizio, è difficile anche poter subito uscire con una campagna se io stessa non ho chiaro quali sono i dettagli. Per fare proprio, diciamo così, concretamente una campagna, basta anche mezzo pomeriggio per poter mettere giù un testo, un video e diffonderla online. Io invito sempre, considerando tutti quelli che sono quei fattori legati, cioè la comunicazione che è fondamentale e tutto anche l'ingaggio della comunità, invito a farlo almeno 2 mesi prima, ecco. Poi ovviamente quanto più sei veloce, tanto più si possono accorciare, più che altro perché la campagna va comunicata prima del lancio, questo è fondamentale. Nawal, tu dici 2 mesi prima, quando hai una task force dove oltre al
chi ha l'idea, il progettista, il videomaker, il digital fundraising sono presenti, quindi delle professioni che comunque hanno quelle skills che danno lo stilidio alla campagna. Se tutto ciò non si ha, significa che i tempi si raddoppiano oppure si triplicano, no? E comunque devi imparare se vuoi, perché non hai soldi e tutto il resto. Quindi, ritornando, mi aggancio sempre a Roberta, no? Se volete fare questo tipo di campagne di crowdfunding, attenzione a una cosa, che in questo periodo storico gli italiani hanno una attenzione quasi esclusiva sul coronavirus. Che ne dici tu, Nawal, su questa mia osservazione? Sì, 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 ma mi capita di fare questo discorso anche con altri magari progetti che noi stavamo seguendo prima, che hanno preferito, diciamo così, bloccarsi o comunque trasformarsi in qualcosa che potesse essere comunque vicino a questo periodo che stiamo vivendo. Sicuramente in questo momento c'è un'attenzione forte su questa tematica, ma è anche vero che stiamo, secondo me, entrando in una fase in cui l'emergenza sanitaria resta, purtroppo, ahimè, ma sta iniziando a, sta iniziando a spostarsi il focus su anche l'emergenza sociale ed economica. Quindi tutte quelle che iniziano a, cioè che si sono sempre occupate di assistenza alla persona, per esempio, diventano strategiche in questo momento. Quindi, secondo me, la capacità deve essere quella di riuscire a parlare un linguaggio nel contesto, cioè nel senso che il rifugiato, ovviamente, in questo momento non è un tema focus con i riflettori puntati contro, ma è sicuramente un tema all'interno di questo, diciamo, di questo contesto, e deve essere contestualizzato. Vi faccio un esempio: una delle campagne che stiamo seguendo in questo periodo è una campagna lanciata da ISLA, che appunto si occupa dei pazienti di SLA in Italia. Okay? Quindi, appunto, ancora una volta, la SLA non è un tema focus in questo momento, perché è un altro il tipo di emergenza sanitaria, però è anche vero che loro sono stati molto bravi anche nel cercare di contestualizzare questo tema nel coronavirus, dicendo sì, siamo tutti fragili, siamo tutti esposti, siamo tutti comunque in una situazione di emergenza e pericolo, ma i nostri malati di SLA lo sono ancora di più. E quindi loro sono riusciti, tra l'altro, con una campagna davvero di successo che comunque sta raccogliendo tantissimo in questi giorni, sono riusciti a portare dentro un contesto e ad avere efficacia. Quindi è un po' quella la sfida, secondo me. Sì, Nawal, scusami, Silvia ci dice, no? Conoscete piattaforme più sensibili in questo momento a progetti per estero, tipo costruzione scuola nelle Filippine? Beh, Silvia, non esiste una piattaforma ad hoc, esistono delle piattaforme più sensibili a alcune tematiche. Sicuramente dovrai fare una ricerca su quelle piattaforme che si rivolgono all'estero, e soprattutto, essendo nelle Filippine, lo farei in inglese. Che dici, Nawal? Sì, io vorrei anche approfittare, sono d'accordo, vorrei approfittare anche un po' dell'occasione per comunque invitare sempre chi abbia delle campagne e appunto nella scelta della piattaforma a soffermarsi non tanto sul tipo di comunità di quella piattaforma, che è importante, ma su anche i servizi che offre la piattaforma. Perché questo? Perché ricordiamoci sempre che la maggior parte della community che un progetto sarà in grado di portare, la dovete portare voi. La piattaforma vi dà una visibilità, ma non determina il successo di una raccolta o meno. Quindi non vuol dire che andare su una piattaforma che si occupa verticalmente di musica vuol dire che se il mio progetto è musicale, allora sicuramente tutti gli donatori delle altre campagne vedranno la mia campagna. Secondo me è un falso mito, non vuol dire che non è vero, vuol dire che non è quello il fattore determinante. Quindi piuttosto inviterei appunto chi ci ha scritto a soffermarsi sui servizi che questa piattaforma fornisce, piuttosto che sulla comunità di riferimento. Started, diciamo che si focalizza molto sulla qualità, vero?
Sì, nel senso che noi Started, noi non abbiamo nessun tipo di, diciamo così, requisito all'ingresso, potenzialmente chiunque potrebbe fare campagna con noi. Quello che noi però cerchiamo sempre di fare, io e i miei colleghi in particolare che ci occupiamo di questo aspetto qui, è sempre cercare di accompagnare i progetti. Accompagnare i progetti vuol dire, sin dal primo momento dell'iscrizione sulla la nostra piattaforma, sul nostro portale, cercare di fornirgli consigli, assistenza per quanto riguarda lo sviluppo della campagna. In questo senso vogliamo appunto, diciamo così, assicurare anche la qualità dei progetti, quindi non è un, diciamo così, una selezione che viene fatta a monte, ma cerchiamo di accompagnare appunto gli utenti che si affacciano al crowdfunding, soprattutto quelli inesperti che magari lo fanno per la prima volta, mettendo a disposizione la nostra esperienza. Sì. Ok, quindi questo è un po' quello che secondo me, appunto in base a un po' al sentore che ho lavorando in questo settore, sono stati i principali motivi che hanno spinto il crowdfunding a questi livelli. Però appunto è del mio invito per tutti voi che ascoltate di non pensare che siano soltanto motivi legati al coronavirus, anzi, quello che teoricamente dovremmo fare è tesoro di questi che sono, diciamo, i fattori scatenanti che hanno favorito il successo di queste campagne, perché poi la cosa bella che è avvenuta è che non solo ci sono state tantissime campagne lanciate, ma anche che hanno raggiunto dei risultati molto belli e molto sorprendenti. Quindi vuol dire che funziona, è quello che determina effettivamente, no, diciamo, il fatto che uno strumento sia giusto o meno, se c'è partecipazione. E quindi dicevo, appunto, l'invito per tutti quanti è cercare di riprodurre questi fattori, diciamo così, chiave anche in tutte le altre campagne. Andando più nello specifico, la lista sarebbe infinita, però appunto, volendo ricapitolare un attimo, innanzitutto intercettare la causa di interesse comune, perché appunto così vai a rispondere ad un problema sentito. Apro una parentesi su questa questione. Molto spesso io invito appunto a creare quel senso di emergenza e spesso mi si dice, va bene, well, ma io non, il mio progetto se lo faccio tra un anno è lo stesso, non ha nessun tipo di emergenza. Al che io invito sempre a riflettere sul fatto che l'emergenza è una questione psicologica, cioè se noi siamo bravi a far passare il concetto che esiste un problema da risolvere e il nostro progetto va a risolvere quel problema in maniera efficace, automaticamente nell'utente, nel donatore, si instaura il sentimento, la voglia di voler realizzato quel progetto lì, perché effettivamente ne percepisce l'utilità. E quindi quel senso di urgenza lo riusciamo anche a ricreare tramite questi mezzi. Il secondo punto è... Well, Ilaria ci chiede se esistono piattaforme specializzate in fashion, io non lo so. Mentre Ezio Bertino ci fa una domanda. Un progetto può essere presentato su più piattaforme per intercettare un pubblico più ampio? Beh, Ezio, manderesti in confusione i donatori, perché non capirebbero più chi sei e se sei vero, se pazzo. Insomma, è un po' una strategia che sconsiglierei. Nawel? Sì, io assolutamente la sconsiglio, a parte la confusione, anche per il fatto banalmente che fai conto che tu lanci la tua campagna, questa campagna raccoglie in totale 10.000 euro, ma distribuiti in 2.000, 3.000, 5.000 euro in altre piattaforme. Cosa succede? Che l'utente, che ovviamente non va a vedersi tutte e tre le campagne, arriva sulla tua campagna e vede 2.000, quando in realtà la tua campagna ha raccolto 10.000. Quindi in un certo senso vai a sacrificare un po' l'obiettivo e il risultato raggiunto. Quello che io consiglio di fare appunto non è cercare di intercettare le community all'interno delle piattaforme, ma all'interno di altri canali, che sono i canali di riferimento del tuo progetto, i social media, la newsletter, i canali offline, il passaparola che... diciamolo, nel senso, questo è un bellissimo format digitale, spero che Rinascita Digitale non me ne voglia, però diciamo così, lo strumento di marketing che continua a funzionare da secoli ed è più efficace è il passaparola, cioè l'amico che ti dice, ma guarda che bella questa campagna, questo progetto, io li conosco, ho donato per loro, fallo anche tu. E quindi vi invito a cercare questi come mezzi per raggiungere e allargare le comunità, non le piattaforme, perché diventa un dispendio, secondo me, di energie e risultati inutile. Allora, non lo so, sinceramente non credo.
Non credo che ci sia una. So che alcune piattaforme magari hanno delle specifiche sezioni dedicate alla moda, però non come, diciamo, piattaforma verticale. Poi c'è Andrea che mi ha fatto una domanda, che ci sta facendo la domanda se esistono dei dati statistici su che possono dire il numero di campagne lanciate, quello che ci siamo detti un po' ieri in Awel, è successo. Beh, ne ho trovato qualcuno, Andrea, su Money. Puoi andare a vedere l'articolo per saperne un po' di più. Sì, diciamo che secondo me saranno, cioè nel senso non voglio sparare numeri, ma stiamo parlando anche di migliaia di campagne, nel senso che anche perché tante campagne magari non le stanno facendo sulle piattaforme, ma almeno a me capita di vedere magari anche grandi brand, grandi firme, nomi vanno, cioè sul proprio sito ospitano delle campagne, quindi poi anche c'è tutto questo lato qua, che tra l'altro anche noi con Startid seguiamo molto, perché quello che facciamo è creare proprio delle soluzioni personalizzate, e moltissimi ci stanno chiedendo proprio questo per fare cosa? Per convertire quello che vi dicevo prima, cioè il traffico proprio che io ho, la mia comunità, in poi donatori. Tante aziende stanno facendo campagne per i dipendenti, e stanno raggiungendo dei risultati incredibili, perché ovviamente poi c'è il nome, quindi c'è anche poi una credibilità dietro, quindi sono tantissime, sono davvero tante. Ok, andando un po' avanti, utilizzare uno strumento veloce e facile di utilizzo, questo sempre da ricordarci, per sempre la questione appunto di convertire il più possibile gli utenti in donatori. Esiste ultimamente, tra l'altro noi Startit facciamo molta attenzione con appunto i colleghi che si occupano di design, tutta una nuova frontiera legata alla user experience, che sembra un po' una parolaccia, ma in realtà è una cosa molto bella e molto utile, che riguarda proprio il cercare di strutturare i siti e guidare, diciamo, l'utente verso un'esperienza quanto più piacevole possibile, per ovviamente aumentare la probabilità che questo utente resti sulla pagina e guardi e partecipi. Quindi vi invito a fare molta attenzione su questo fattore qua, perché per il digitale sta diventando fondamentale. E in ultimo, appunto, il digitale ti permette di raggiungere dei nuovi target. Tra l'altro c'è una ricerca molto interessante che viene fatta ogni anno, se non sbaglio, da Doxa, Parete del Dono, che praticamente va ad analizzare i trend della donazione online, e leggendo gli ultimi report emerge chiaramente come l'avvento del digitale abbia portato, diciamo così, l'età media del donatore spostandola un po' più in basso, quindi nuove fasce di donatori comprese tra i 30-40 anni, che magari appunto prima non facevano parte, non concorrevano, diciamo così, al totale dei donatori in Italia, che era molto, diciamo, su fasce molto più anziane della popolazione, ora si sta approcciando alla donazione. Perché? Perché il digitale sta diventando un buono strumento per intercettarli, perché tutti abbiamo un cellulare ogni giorno in mano, e quindi se riusciamo a cogliere quel momento lì, insomma, è fatta. Andando avanti. Dal 2008 che c'è stato il boom, praticamente, no? Quando su questo piccolo affare cellulare ci sono stati con le app, insomma, l'introduzione delle app ci ha costretti, tra virgolette, ad entrare. Sì, esatto. Andando quindi poi al punto, nel senso, questo è un po' il contesto di riferimento, andando ad analizzare quelle che sono, diciamo così, delle criticità emerse, ma che, ripeto, non sono da vedere come aspetti negativi del crowdfunding, ma come punti di miglioramento che ognuno di noi, da entrambe le parti, donatori, sostenitori e addetti ai lavori, dobbiamo riuscire a far tesoro e a promuovere delle azioni positive. Innanzitutto, la scarsa trasparenza, nel senso che sono emerse sul web, ma l'avrete anche letto, tante campagne che magari avevano poche informazioni o che non era ben chiaro chi le avesse lanciate, per quale ospedale, per quale causa. Collegato al punto di cui dicevo prima, è la destinazione dei fondi non diretta al beneficiario. Cioè campagne lanciate da individui che però non avevano, tra l'altro alcune piattaforme hanno l'obbligo, cioè, di inserire il beneficiario, e se non lo inserisci restituiscono i fondi ai donatori, quindi diventa anche lì uno spreco anche un po' di risorse di risultati raggiunti. Campagne frettolose, quindi con scarse informazioni, lanciate su molto brevi.
una mancanza di un'anagrafica dei donatori che è fondamentale per poter poi, diciamo così, fare dei processi di fidelizzazione dei donatori, perché tra l'altro un'altra cosa molto interessante che sta accadendo è che gli ospedali stanno diventando un nuovo target anche per, diciamo così, i fundraiser, e quindi diciamo l'ospedale, anche uno dei vantaggi di questo periodo è che l'ospedale sta diventando anche un po' un nuovo soggetto di raccolta fondi, andando un po' anche a sensibilizzare molto sull'esigenza che c'è di dare fondi ad un ente come un ospedale. L'altro punto infatti è... ricordiamo, Nawal, che tanti ospedali che si sono trovati a ricevere diversi soldi, perché di questi che stiamo parlando, si sono trovati in difficoltà, perché rammentiamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando che ci sono anche delle leggi che tutelano comunque le donazioni, tipo l'antiriciclaggio, e di conseguenza non erano pronti, cioè le strutture università, io lavoro all'università, ospedaliere, si sono trovati in difficoltà a gestire le donazioni. Ma infatti colgo l'occasione per collegarmi subito alla slide successiva, dove spiego esattamente questo punto. La destinazione dei fondi non diretta al beneficiario è uno dei problemi sorto proprio su questa cosa che dicevi tu, Rosa, cioè sul fatto che alcune piattaforme o siti non hanno un sistema di profilazione idoneo del beneficiario. Cosa vuol dire? Vuol dire che chiunque può mettere qualsiasi conto corrente senza che vi sia a monte un controllo sulla veridicità delle informazioni che vengono date sull'ente e l'assicurarsi appunto che non vi siano diciamo riciclaggi piuttosto che frodi da parte dell'utente. Ed è per questo che un mio caldo invito a tutte le piattaforme di allinearle alla normativa italiana, appunto questa procedura, e si chiama KYB, che appunto è il KYC che tutti un po' conosciamo, Know Your Customer, però sui business, quindi non sul customer persone individue, ma sui business, quindi enti, che è assolutamente fondamentale, perché nel momento in cui io diciamo ho una prova sulla veridicità di quell'ente che sta raccogliendo fondi e del conto corrente associato a quell'ente, in un certo senso andiamo un po' anche a eliminare tutti quei sospetti, no, legati alla raccolta fondi, che a volte rischiano di far perdere donatori. Poi ovviamente che cosa ne farà quell'ente di quei fondi, ahimè, è sempre un po' affidato alla buona fede, no, di chi fa raccolte fondi, però almeno questo è un bel filtro, un bel muro all'ingresso che va un po' anche a eliminare tutte le frodi e le situazioni che... Almeno a ridurle, no? Sì. Perché comunque, Nawal, sicuramente alla fine di questo periodo io mi aspetto qualche percentuale di frode, però a confronto di un 80% o 90% di donazioni che sono andate effettuando agli ospedali al 10, guarda, spero che non ci sia questa proporzione, però ci sta, è una cosa che, anche perché chi fa le frodi gioca un po' sulla sensibilità delle persone e quindi poi ci cassiamo, no? Doniamo senza... Quindi attenzione a chi donate, sappiate che le piattaforme di crowdfunding validano quella campagna di crowdfunding, quindi c'è il discorso che se state, dice quella è una campagna, siamo tranquilli e sereni su questa cosa. Lo fanno, altre no, noi Startid lo facciamo con un processo, tra l'altro noi ci affidiamo anche comunque a dei gateway di pagamento affidabili che a loro volta fanno questo tipo di controllo, quindi diciamo così demandiamo anche un po' la responsabilità a chi lo fa di mestiere, e questo secondo me è un chiave per effettivamente andare ancora di più a creare quel sistema di sicurezza. Anche altre piattaforme italiane lo fanno, spesso le piattaforme straniere non ce l'hanno perché non sono allineate con la normativa vigente in Italia, quindi anche lì il discorso di affidarsi a piattaforme straniere, attenzione, informatevi bene sui servizi che queste piattaforme mi osano. Casca bene il caso di FundMe, no? Che la Codacon ha diciamo messo in evidenza una sua, cioè la cosiddetta mangia, no? Del 10% più, però a difesa di questa piattaforma straniera che non si è informata diciamo bene sulle normative italiane, quantomeno non ha comunicato in modo trasparente. Anche se lì c'è stato, sai, come tu conosci bene, diversi donatori che dicevano per me era chiaro
che era comunque donare e il 10% andava alla piattaforma, e comunque io sostengo che è giusto, perché chi lavora sulle piattaforme di crowdfunding è un lavoro, loro non fanno volontariato, non stanno facendo una donazione, poi magari nella vita privata lo fate pure, ma è un lavoro per cui deve essere pagato. Tra l'altro, quando io faccio un bonifico in banca, lo faccio, anche se lo faccio verso un'associazione, lì c'è una quota da 50 centesimi che devo pagare. Sì, sì, assolutamente. La cosa che è stata contestata appunto in tutta la faccenda appunto dell'antitrust eccetera di GoFundMe è stato più che il fatto di applicare le commissioni, il fatto che non ne avevano data trasparenza, e poi il fatto che in più c'era una commissione che veniva applicata, diciamo, di default. Se il donatore non se ne accorgeva e modificava l'importo, faceva procedere, diciamo così, alla donazione. Quindi è stato richiesto appunto alla piattaforma di allineare, per quanto comunque sia una piattaforma di, insomma, di stima e merito, nel senso che nulla togliere a loro, come dicevi anche un po' tu, nel senso, essendo una piattaforma straniera, non hanno appunto magari allineato perfettamente tutto quello che è il sistema, poi anche di destinazione dei fondi, a quelle che sono le regole italiane che, diciamo, per fortuna tutelano anche da questo punto di vista. Sì, ma Nawal, sai, è che anche una forma mentis, nel senso, quando io vado fuori all'estero, nel mio scontino, quando vado al ristorante, o meglio, quando andavamo ai ristoranti, ahimè, c'era il totale più la mancia, è di default, ok? Che tu la mancia la dai agli SMR. Noi qua in Italia il concetto proprio della mancia non rientra nel nostro quotidiano, ok? Andiamo avanti. Parlando velocemente, che abbiamo finito il tempo, vado molto veloce. Parlando invece delle opportunità, quindi cosa possiamo fare per arginare queste criticità emerse? Allora, come primo punto io ho messo la formazione, e lo farò finché farò slide su queste tematiche, perché tra l'altro anche i miei colleghi in Startit lo sanno che ci tengo moltissimo. Perché? Perché la formazione ci permette di prevenire le criticità, ci permette di prevenire una scarsa qualità, e quindi diventa fondamentale e strategica per soprattutto noi che facciamo questo mestiere. Come vi dicevo prima, la chiave della qualità in Startit è anche, oltre che tutta l'esperienza e la competenza messa a disposizione dai nostri esperti, anche l'accompagnamento che viene fatto, la formazione, i corsi che noi facciamo per poter promuovere, diciamo, delle campagne di successo fatte bene, gestite bene, concluse bene. Quindi è fondamentale. Il secondo punto è la profilazione del destinatario dei fondi. Questa cosa io invito tutte le piattaforme a appunto invitare anche i propri progettisti a assegnare il conto corrente del destinatario. Il personal fundraising è una cosa bellissima, da un potenziale enorme, ma deve essere tutelato, deve essere fatto bene. Quindi ci sta che una persona fisica e privata avvii una campagna di raccolta fondi, ma il conto corrente deve essere, ma anche per lui, insomma, deve essere quello del beneficiario, dell'associazione, dell'ospedale o quel che sia. Anche perché così abbiamo dei trasferimenti molto più trasparenti dei fondi dal donatore al beneficiario, senza che questi vengano, diciamo, trattenuti su un conto corrente di una persona fisica che poi forse, chissà, spedisce al destinatario. Il terzo punto alla quale tengo particolarmente è l'anagrafica data agli enti che fanno raccolta fondi da parte delle piattaforme. Perché? Perché i dati dei donatori, ovviamente quelli che hanno dato il consenso e quant'altro, sono fondamentali per fare delle strategie di fidelizzazione e instaurare una relazione. Come vi dicevo prima, il crowdfunding non è soltanto una raccolta fondi a breve termine, ma in realtà è l'inizio o la continuazione di una relazione col donatore. Quindi quanto più diventa, diciamo così, fondamentale fornire i dati, tanto più le organizzazioni hanno a disposizione del materiale per poter coinvolgere anche questi donatori in attività future e farli, diciamo, concorrere a quella che è la nuova comunità di riferimento. E in ultimo, le ricevute per i donatori. Le ricevute dei donatori sono importantissime perché? Perché se una piattaforma aiuta l'organizzazione a formulare, ad inviare le ricevute, il donatore può anche detrarle, insomma, dalla propria dichiarazione dei redditi, e questo ovviamente è un incentivo, soprattutto per alti importi. Quindi questo ci permette di avere anche dei margini di raccolta superiori.
Poi appunto ho dato anche, poi magari se forniremo le slide, ho dato anche, diciamo così, dei consigli, per esempio sulla formazione, kit a supporto, guidare l'utente, dei tooltip e dei materiali, anche perché ci sono alcune piattaforme che sono troppo grandi, hanno troppi progetti, non possono stare dietro a tutte, però con tutto un sistema, diciamo, guidato di materiali e di formazione ed educazione possono aiutare il progettista. Questo perché? Perché noi che facciamo questo mestiere siamo i primi responsabili di quello che accade, e quindi quanto più riusciamo a mettere a disposizione quello che è diciamo, la fine del nostro sacco, il frutto della nostra esperienza, tanto più miglioriamo il settore a crescere. La profilazione, come vi dicevo prima, per rendere trasparente la destinazione dei fondi, l'anagrafica per le strategie di fidelizzazione e la detraibilità, che è molto fondamentale. Qui ho ricapitolato molto velocemente, se mi restano ancora 2 minuti, appunto di non trascurare i dettagli di una campagna fornendo sempre informazioni accurate ed esaustive, di allargare la community e profilare il messaggio utilizzando il digitale in una maniera appropriata, associare il conto corrente del beneficiario, quindi non entrare in circoli di raccolta fondi che non ci competono, instaurare una relazione a lungo termine e, per gli addetti ai lavori, supportare il più possibile i nostri progettisti per una migliore qualità, perché, ripeto, appunto, dalla qualità arrivano i numeri e non il contrario. Quindi dobbiamo sempre ricordarci che quanto più il settore cresce in maniera sana, tanto più cresce in maniera, diciamo così, esponenziale. E io avrei concluso. Allora, Nahuel, ci sono delle domande, io non ti volevo interrompere. Una è simpatica, perché domanda è una cosa simpatica, dice: io credo che sia il momento giusto per creare un crowdfunding per i viaggi esperienziali in Italia che avverranno domani, spingendo sul valore immenso che avrà il viaggio quando saremo tutti nuovi liberi. Tu che ne pensi? Beh, Nahuel. È bello, e tra l'altro vi dico di più, il crowdfunding, uno dei crowdfunding, diciamo all'inizio il crowdfunding è nato proprio in modalità di prevendita, ok? Il crowdfunding tipico tradizionale alla Kickstarter, in realtà è una prevendita, non è una donazione. Ed è questo, diciamo, è nato così, quindi se queste agenzie di viaggi, piuttosto che altri enti, riescono a, in un certo senso, dare la possibilità agli utenti di preacquistare, non solo hanno una liquidità che entra in questo periodo di, appunto, di fermo, ma hanno anche la possibilità di intercettare, come diceva giustamente appunto chi ci ha scritto, un sentimento molto forte, perché al momento ci viene negato. Quindi io, certo, anzi, quando in pre-order si chiama, per... Guardami. Quindi sei d'accordo, Nahuel, che è carina come idea? E tra l'altro Michele che l'ha scritto, mi sembra di sì, questa attività che non è più donazione ma è un'attività di reward, viene utilizzata anche da alcuni ristoranti, parliamo, sono calabrese all'addio, ogni tanto mi cade, in cui che cosa hanno fatto? Hanno venduto dei menù oggi per quando tu potrai ritornare nel ristorante, come? Con un costo molto più basso rispetto al loro listino di prezzi. Sì, noi Deborah, scusami. No, dicevo che in molti ci stanno contattando proprio per fare delle piattaforme nel settore ristorazione, turismo, nel settore culturale, quindi è un trend che sta andando tantissimo e se lavorate in questi settori vi consiglio di approfittarne. Poi ci dice, ci daresti, Deborah, delle linee guida, consigli pratici sulla comunicazione più efficace di una campagna crowdfunding di successo? Dobbiamo fare un altro panel proprio per questo ad hoc, perché è enorme. Ringrazio la domanda perché mi permette di sottolineare l'importanza della comunicazione. Ma credo che tra l'altro nei prossimi forse speech che ci saranno, Rosa, sì, che organizza... Sì, infatti stavo per dirlo, però non ti volevo interrompere. Direi perché l'argomento è enorme. Proprio. Sì, l'argomento è enorme e non si può esaurire neanche in un'ora. Però, Deborah, ti invito a seguirci nella prossima settimana, perché ci sarà, abbiamo organizzato tipo talk, quindi diversi personaggi, tra cui Massimo Lucidi, che ci parlerà appunto di comunicazione. Posso anticiparti in questo momento che per fare una buona comunicazione devi capire con chi parli, perché altrimenti
se parli in arabo non ti seguono. È come Deborah quando hai a che fare con un bambino, no? Parli con un linguaggio molto semplice, sei diretto, non usi paragoni o comunque non sei troppo previsto, ok? Quindi è la stessa cosa che si deve fare quando tu vuoi comunicare tramite web. In base al target tu pianifichi il tuo piano di comunicazione. Un'altra domanda di Chiara: come si fa ad entrare a lavorare nel mondo del crowdfunding a 30 anni senza nessuna esperienza? Hai qualche consiglio? A parte il fatto che sei giovanissima, quindi posso dire, vero Nawe? Sì, io sono ancora più giovane. Quindi... No, allora, vabbè, io nel crowdfunding ci sono entrata anche un po' per caso, per curiosità, ecco, quindi non è che sia proprio la persona... diciamo migliore per poter dare anche per, appunto ripeto, 4 anni fa ancora non si sapeva che neanche che cosa fosse bene il crowdfunding. Quello che posso diciamo consigliare è di magari intercettare appunto gli addetti ai lavori, quindi se vuoi lavorare in questo settore, piattaforme, realtà che si occupano di, o consulenti che si occupano di fornire supporto in generale nel mondo della raccolta fondi digitale, perché poi vedrai che il crowdfunding sarà diciamo un'immediata conseguenza, una strategia anche di sperimentazione all'interno di una raccolta fondi. Quindi diciamo secondo me contattare appunto chi se ne occupa in prima persona è diciamo la strategia migliore. Comunque in questo periodo, Chiara, trovi online tantissimo materiale, webinar gratuiti, per cui fai una ricerca e ne trovi. Tra l'altro anche sulla nascita digitale ci sono stati diversi interventi su questo argomento, anche perché il crowdfunding non è solo crowdfunding, si parla anche di Facebook, si parla anche di Instagram, si parla insomma di tutti i social che ci consentono di raggiungere virtualmente migliaia di persone. E poi vabbè, poi ti fanno un sacco di complimenti sulla tua chiarezza, su come hai presentato tutto. Ecco, Giuseppe ritorna: come impronteresti questa campagna sul turismo esperienziale? Magari associazioni dei prodotti del territorio? Sì, un'altra cosa, tra l'altro grazie per la domanda, un'altra cosa che volevo dire che non ho avuto modo di dire è che una delle cose che ci sta insegnando questo periodo è che l'aspetto territoriale è importantissimo e muove le masse. Guardate ad esempio le campagne proprio fatte per l'ospedale della tua città e non magari in generale per un grande ente appunto degno anche di nota come non so la Croce Rossa, che sicuramente sta raccogliendo anche tanti fondi, ma almeno io parlando anche poi con persone che hanno partecipato a campagne, spesso visto che andavano a prediligere quelle campagne della propria città. Quindi l'aspetto territoriale è uno di quelle chiavi, è una di quelle chiavi lì importantissime per poter effettivamente creare un interesse maggiore, perché ritorniamo alle cose che ci sono dette prima, cioè crea ancora di più quel senso di comunità e appartenenza che è fondamentale nel crowdfunding. Quindi assolutamente sì, coinvolgi la rete e allargala soprattutto, perché più il crowdfunding è promosso da più enti, più hai la possibilità di ingaggiare le comunità di quegli enti. Quindi vai ad allargare un po', no? Un po' a mo' di cassa di risonanza del tuo messaggio. Quindi assolutamente sì. Tra l'altro adesso ci sono un sacco di strumenti, no? Io vedevo questa mattina online come fare le riunioni virtuali, no? Oltre a questo, chiaramente che è il modo più semplice oggi, ma mettersi i famosi occhiali che prima, almeno alla mia età, era solo nei film, c'era solo questa la possibilità dei film, si mette questi occhiali, ci sono delle maschere grandissime e hai la sensazione di toccare veramente quegli oggetti o comunque essere di fronte a delle persone. Quindi Giuseppe, chiaramente c'è un investimento economico non indifferente, ma potrebbe essere un'occasione in cui si fa per il posto e tu puoi fargli fare anche una guida turistica di quello che c'è e di cosa possono trovare e poi fargli degustare virtualmente, descrivendo, perché chiaramente le nostre, la nostra, come dire, il tasto, l'odore, può essere anche stuzzicato. Quindi descritto con la parte emozionale che ci possiamo portare, che possiamo dare e trasmettere anche virtualmente.
Comunque, prima volevo dire una cosa e chiudo, Stefano, perché ho visto che sono le 16. Volevo fare una domanda al volo a Nahuel, se riesce, sì. Se può rispondermi. Qual è la linea di demarcazione tra l'utilizzo di una piattaforma di crowdfunding tipo Mama Crowd piuttosto che invece una brand platform? Allora, innanzitutto dipende dal tipo di crowdfunding. Per esempio, la piattaforma che mi hai citato prima, che conosco perché l'abbiamo fatta, l'ha sviluppata Started, quindi Mama Crowd, è di equity. Quindi stiamo parlando di piattaforma equity. Esatto, stiamo parlando di donazioni e non di stiamo parlando di investimenti e non di donazioni. Quindi innanzitutto questo crea proprio una, diciamo, questo, tutto quello che ho detto vale molto in generale crowdfunding, ma soprattutto nell'ambito donation e reward, perché nel mondo dell'equity si apre proprio un altro capitolo che è legato molto anche alla qualità del business, è legato molto anche a dei fattori finanziari che in un progetto di donation di solito non vai a dire, non c'è bisogno, perché appunto magari muove delle leve molto più emotive piuttosto che finanziarie dietro. La cosa che posso dire, a differenza di quello che ho detto sulle piattaforme donation reward, le piattaforme di equity hanno invece una comunità molto forte e soprattutto hanno delle attività e dei servizi proprio di ingaggio e coinvolgimento degli investitori, della comunità, molto presente. Quindi un progetto che va su una piattaforma di equity crowdfunding, dopo appunto tutta la selezione che fanno, ha anche la possibilità di accedere al network di investitori di quella piattaforma. Penso, appunto, mi hai citato Mama Crowd. Mama Crowd nasce appunto dall'esperienza di un club deal. Quindi questo anche un po' ci fa capire come in realtà l'aspetto della community è molto forte ed è molto invece utile in quel caso lì. Ok, grazie. Comunque ricordiamo che tu... Prima di arrivare a creare una brand platform nel crowdfunding equity bisogna avere una sostanziosa base di community per poter poi funzionare correttamente. Nel senso che anche già facendo una campagna di equity crowdfunding in realtà devi già averla una comunità di investitori, nel senso che comunque spesso non lo fai ai primi round di investimento, lo fai già dal secondo round in poi per, diciamo, accrescere il capitale di molto, quindi non si tratta di piccoli importi, quindi sì, è grazie mille. Era una curiosità comunque personale. Stefano, se ne vuoi sapere di più, nel programma c'è Equity Crowdfunding con Massimo Ciaglia, che parlerà appunto della differenza tra questi due settori del crowdfunding, quindi in qualche modo hai anticipato un altro speaker. Possiamo... aspetta, c'è un'altra domanda. No, dovremmo andare Nahuel, invece... già l'una e due. Sì. E magari poi Nahuel te la mando e potrai rispondere in privato. L'unica cosa che volevo sottolineare in questo momento è questo, che c'è stato un incremento e un assalto sulla piattaforma di crowdfunding, il che ci dovrebbe far riflettere, noi operatori, siamo fino a oggi efficienti ed efficaci nella comunicazione e nell'utilità del crowdfunding? Perché non è solo dire che gli italiani non usano il bancomat o non vanno su internet, perché oggi il coronavirus ci ha detto tutt'altra cosa. E chiudiamo, diciamo così. Perfetto, grazie mille Rosa. Ci vediamo lunedì, non domani, perché domani è sabato. No. Va bene fare l'aperitivo di mezzogiorno insieme, ma neanche il weekend. Credo che tu lo vuoi risparmiare, di farlo con nostra compagnia. Vi ringraziamo del contributo. Ciao Rosa, grazie Nahuel per il contributo. A voi. Grazie Nahuel. Ci vediamo lunedì. Ciao, grazie. Buona giornata. Ciao.